Namaste, ciao. In questo video ti propongo una pratica di yoga per l'insonnia, per andare a rilassare il nostro sistema nervoso e anche i nostri muscoli, le tensioni che magari abbiamo accumulato durante la giornata. Per questa pratica ci servono alcuni supporti. Ti consiglio magari delle coperte piegate oppure dei cuscini, magari un cuscino da meditazione. Quindi un supporto che sia morbido, comodo, ma anche un po' consistente. Un'altra cosa che ti consiglio è di usare un'essenza, un olio essenziale che aiuti appunto a rilassarsi. Il migliore è quello alla camomilla, sia la camomilla romana che la camomilla blu. È proprio una profumazione che ci aiuta a distendere e rilassare il nostro sistema nervoso. Se non lo hai, puoi usare anche, se non ti piace l'odore della camomilla, puoi usare ad esempio l'olio essenziale di lavanda. Quello che ti consiglio è magari di mettere alcune gocce in un diffusore in modo tale da diffondere appunto nell'ambiente dove ti trovi la profumazione, oppure metterne alcune gocce in un olio da massaggio oppure una crema. Puoi fare questa pratica sul tappetino oppure anche direttamente a letto. Iniziamo quindi sedendoci. Se vuoi utilizzare una crema o un olio, metti giusto una goccia di olio essenziale dentro. Mischiamo l'olio, ne prendiamo un po' nel palmo della mano. Iniziamo a sfregare i palmi delle mani in modo tale da riscaldarli bene, e così facendo magari già iniziamo a sentire il profumo dell'olio che si diffonde e le mani diventano belle calde. Chiudiamo gli occhi, facciamo le mani a coppetta e le mettiamo sopra i nostri occhi senza fare pressione, solamente appoggiate al viso. Sentiamo il calore dalle mani passare al nostro viso, passare ai nostri occhi. Ma sentiamo anche il profumo dell'essenza. Rimaniamo respirando, godendo del dolce calore delle mani sul viso. Nella profumazione rilassante. Rimaniamo ancora per alcuni respiri qui. Abbassiamo lentamente le nostre mani, le portiamo sulle ginocchia. Vogliamo, apriamo gli occhi, altrimenti rimaniamo con gli occhi chiusi. Ci prepariamo per sdraiarci. Andiamo a portare un supporto al centro del tappetino. Voglio proprio sedermi su questo supporto. Poi metto gli avambracci a terra, distendo le gambe. La testa va a terra. Le braccia e le gambe si stendono, i piedi cadono ai lati, le mani sono con i palmi rivolti verso l'alto. E qua chiudiamo gli occhi, le spalle sono a terra, la testa è a terra. Respiro.
rimango col mio respiro. Non esiste nient'altro in questo momento. Muovo molto lentamente, piego le ginocchia una dopo l'altra, estendo il braccio destro oltre la mia testa. Mi volto sul lato destro del corpo, scendendo dal supporto. Rimango qui per qualche istante. Mano sinistra mi aiuto per risalire. Tolgo il supporto da dietro. Andiamo a stendere la gamba sinistra davanti a noi. Pieghiamo la destra e poi pieghiamo in fuori, spingiamo in fuori il ginocchio destro. Mettiamo il supporto sulla gamba sinistra, magari con l'aiuto anche di un altro cuscino. Voglio piegarmi sul mio supporto, appoggio la testa sul cuscino, sulle mani e rimanere qui, chiudendo gli occhi nuovamente e respirando. Lasciamo che la testa cada in avanti per far stendere la schiena, parte lombare, ma anche stendere i muscoli delle gambe. Lasciare che la tensione scivoli via. Lentamente con un'ispirazione rimaniamo con la schiena dritta guardando davanti a noi. Stendiamo la gamba destra, spostiamo il supporto sulla gamba destra e andiamo a piegare la gamba sinistra. Magari il supporto deve essere anche molto alto. Non dobbiamo fare sentire uno sforzo, dobbiamo solo sentire che lentamente i muscoli si allungano, si estendono, senza dolore, senza andare oltre la nostra zona di comfort. E respiriamo qui.
Con un'ispirazione lenta risaliamo nuovamente. Solleviamo il supporto e lo mettiamo di lato per un momento. Andiamo a piegare le ginocchia e unire le piante dei piedi. Qui posso piegare una coperta o un cuscino e metterla sotto al ginocchio in modo tale da rendere la posizione più confortevole. I piedi sono davanti a me, metto il supporto in avanti, alto quanto ne ho bisogno e mi sdraio in avanti, chiudendo gli occhi qui. Inspirando lentamente, risalgo poco per volta. Rimango per un respiro con la schiena dritta a guardare in avanti. Tolgo i supporti. Ne metto uno dietro la mia schiena e poi anche un cuscino, in modo tale da poter appoggiare anche la testa. Mi sdraio lentamente, posso mantenere le gambe in questo modo con i piedi, le piante dei piedi uniti, le ginocchia che cadono lateralmente. Le braccia stese ai lati del corpo. Chiudo gli occhi e rimango respirando. Lentamente stendo le gambe, una e poi l'altra, lasciando che i piedi cadano ai lati. Con il mio corpo e con il respiro.
posso rimanere più a lungo qui. Oppure piego le ginocchia. Lentamente mi volto su un lato per tornare nuovamente a sedere. Unisco le mani al cuore e riapro poco alla volta gli occhi. Come hai visto, questa è una pratica molto semplice, lenta, calma, per andare a rallentare il ritmo in generale, quindi calmare il nostro sistema nervoso, calmare la respirazione, distendere la muscolatura. Quindi spero che ti possa essere utile e ci vediamo alla prossima. Namaste.